perché Salvini, quando è andato l'altro giorno dal Presidente della Repubblica, gli ha chiesto semplicemente una cosa, ha messo una domanda di grazia, non per uno a caso, ha messo una domanda di grazia per l'imprenditore Monella, che è in galera perché ha sparato a un ladro. Ora, il fatto che in Italia, se uno si difende, rischia di finire in galera, secondo me è anche una delle concause del fatto che uno entra in una gioielleria in modo così tranquillo e dispa la testa di questa persona poi dopo con una statuetta, perché questo non appena... Borghi, negli Stati Uniti, dove le armi sono molto diffuse, come sicuramente sai, ogni tre o quattro... Scusi, non stiamo parlando di diffusione di armi, eh? Io non sto dicendo che tutti devono avere, devono andare in giro con la mitragliatrice. Io sto molto semplicemente dicendo che una persona, seppur per difendersi da una rapina che è... Ah, quindi fa bene questo imprenditore essere in galera? Cioè, gli è entrata una persona in casa, è stato aggredito, questo si è difeso, e poi dopo è giusto che gli si rovini la vita. Ma non l'ha cercato lui quel giorno lì che gli arrivi qualcuno in casa. Scusi, Borghi, valuterà se è stata una legittima difesa. Ecco, ma io, dato che io vorrei che arrivare al punto dove c'è un giudice che valuta, io vorrei che se uno invade casa mia, spariamo a tutti, ognuno è libero di sparare. Non diciamo scemenze, piccolotti. Se uno invade casa mia con l'intento di aggredirmi, allora mi dispiace, ma l'eccesso di legittima difesa non deve esistere. Tu te ne stai fuori da casa mia.